Hola bagay! Allora, ogni tanto per cambiare un po' il genere, una passatina su Feast of the North Star io ce la faccio, magari una volta al mese, magari di più. Però ogni tanto mi piace giocarci. L'occasione questa volta, come al solito, ultimamente quando porto video di questo genere, è il Ranked Gacha che c'è in questo periodo, che dà la possibilità di avere Orc, qua lo chiama Saki, giusto per dare Saci, boh, non ho idea di come si possa pronunciare, sinceramente. Io l'ho sempre pronunciata all'italiana di quando è arrivato in Italia il cartone animato e l'anime e quant'altro, e l'ho chiamato sempre Orc. Comunque, questo è il personaggio che c'è attualmente nel ranked pool che si può trovare. Ha alcune caratteristiche interessanti, tra cui quella che preferisce attaccare i nemici che hanno uno scudo e che quindi riescono a subire un pochettino meno danno durante i combattimenti, che sono abbastanza rognosi da attaccare, quindi potrei anche pensare prima o poi di poterlo utilizzare nel mio team. Dovrò vedere un po' come si adatterà. Ho visto anche che il suo Gokui è dell'erba, come potete vedere qua, la quarta iconcina che c'è, Orca Style. E boh, vediamo un po' se siamo fortunati. Come al solito, visto che sono in un server abbastanza vecchiotto e quant'altro, e che le probabilità, giusto per farvele vedere, sono abbastanza infime, c'è la possibilità anche di pescare Yuza e Fudo, che non mi dispiacerebbe, eh? Oltre che no, vabbè. È ormai che lo mettono dappertutto quello. Stavo dicendo, visto che le probabilità sono abbastanza infime, come al solito io punterò ad andare intorno alla trentesima posizione per aggiudicarmelo. Per arrivare in trentesima posizione, andandoci in basso, devo arrivare ad avere 1180 punti. Sono attualmente con 100 punti e ogni pullatina ne prendo un pochettino, un centinaio dovrebbe essere o qualcosa del genere. Vediamo se riusciamo ad aggiudicarselo. Ci proverò. Di gemme a disposizione ne abbiamo parecchie dalle ultime volte. Sto iniziando ad avere un giro fortunato, una tecnica di risparmio interessante. E quindi bene, 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 potremmo fare sempre tante cose più belle su questo giochino qua. Allora, giusto per riscaldarsi un attimo, io farei una cosa. O andrei nel Gem Gacha, c'ho un po' di biglietti gratuiti da poter utilizzare, ne vorrei utilizzare giusto 10 per vedere un po' cosa salta fuori da qua dentro. Quindi, vediamo un po'. Allora, solo uno, proprio strettissimo, strettissimo, e ci mette anche Dagger. Avrei sperato giusto che no, magari che era un po' più utile, o Ryuga che mi serviva anche quello, ma niente, Dagger. Va bene. Adesso gli altri 23 li teniamo per altre occasioni, ne racimoleremo degli altri. Se questo è l'inizio, non posso sperare che cosa vada a pescare dentro nel ranking gacha, però vabbè, ci proviamo lo stesso. Quindi, prima pullatina, 600 gemme che se ne vanno. Vediamo un po'. Niente di niente. Tutte esperienze dei trofi. Va bene. E siamo arrivati, vedete che da 100 che eravamo siamo a 200. 200 punti. Dobbiamo farne 1200, abbiamo visto più o meno, eh? Altra pullatina abbiamo preso su. L'unica cosa nota positiva è l'upgrade crystal. Per il resto proprio niente di niente. Abbiamo sbloccato il terzo livello di ricompense che ci dà 5 sciardettine UR. Ok. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Upgrade crystal, addirittura due stavolta. E tanti materiali, tanti materiali, tanti materiali. Intanto nel frattempo siamo a 400 punti. Ce ne restano 800 da fare per arrivare intorno alla trentesima posizione. Questo è il Veteran Trophy che serve giusto per Ryuken, mi pare, il maestro di Kenshiro, e per qualcun altro, ma quindi non è che sia sto gran badge, sto gran trophy che possa aiutarmi in qualche modo. Andiamo avanti. No? Giusto per cambiare un po', proviamo a vedere se facendo finta di niente si cambia qualcosa? Assolutamente no. Con lo 0,750 di probabilità di pescare qualcosa di interessante, la vedo difficile, la vedo difficile. Ah, upgrade crystal ne stiamo facendo man bassa che almeno quello, dici, almeno quello.
Ormai siamo intorno alle ultime pescate, ne restano 4 e poi ci rivediamo all'ultimo orario alle 14:30, per me, ma per voi giusto pochi minuti, in cui cercherò di stare intorno alla 30ª posizione e così assicurarmi questo benedetto fighter e vederlo un po' da sbloccato com'è, eh? Allora, meno 3. Io speravo anche di pescare Fuzza e Yuza. Come povero illuso. Ma niente di niente. Abbiamo sbloccato la quarta ricompensa. Altri cristalli, come se cristalli non ci fosse domani, mi ci farò una collana di tutti questi cristalli. Niente, assolutamente, siamo 34esimi, adesso con questa qui dovremmo arrivare 28-29esimi. Ultima pullata, ovviamente, niente, trentesimi appena appena, siamo a 1200, abbiamo scavalcato giusto l'ultimo e siamo a pari col 29esimo, giusto una pullatina di sicurezza la farei già adesso, giusto per... Poi vediamo se sarò costretto a farne altre e se saranno fortunate. Niente. Allora ci vediamo tra pochi istanti e vediamo un po' questo nuovo fighter com'è, eh? A quanto pare devo fare ancora qualche pullatina. Perché qua sembrerebbe che ci tengono particolarmente ad arrivare in 30ª posizione o giù di lì per riuscire ad assicurarsi ad avere orc. Quindi devo farne almeno 3. Vediamo, proviamo. Magari se non fortunati lo peschiamo direttamente o peschiamo anche qualcos'altro. Per adesso non è andata bene, ma chi lo sa? Chi lo sa? Allora, prima niente. Seconda, sì, seconda. Assolutamente niente neanche in questa. Vediamo nella terza. Dai, no, no, sì. Come voleva si dimostrare. Adesso siamo 27esimi. Siamo 27esimi. Stavo, mi ero perso via nel controllare la classifica e non capivo in che posizione eravamo. Siamo 27esimi a pari punti con il 24esimo. Per arrivare... ancora oltre ne dovrei fare ancora giusto un paio. Vediamo, mancano un quarto d'ora alla fine del ranking. Come vedete, 14 minuti e 35. Aspettiamo e vediamo. Allora, ranking terminato, vedete? Siamo arrivati 19esimi. Alla fine ho deciso di fare altre 3 pullatine perché alla fine con 1800 gemme arrivavo in 19esima posizione. E così potevo arrivare a prendere qualche ricompensina in più. Andiamo subito a riscuotere, visto che c'è già arrivato il messaggio, e vediamo un po' tutte le grafiche che concerne la lo sbloccaggio di questo personaggio. Bello! Fa le 7 stelle con la sua mossa speciale. Revive! Ok, questi sono i miglioramenti dei gruppi perché ho sbloccato il personaggio. Vediamo un po' giusto per che gruppi sono. Allora, questo è il gruppo dell'Ocuto che fanno parte i demoni, Caio, io e quant'altro. Questo è il gruppo del profondo amore e mi migliora Raul, mi migliora Ken, mi migliora un paio di cosettine. Ok, questo è interessante. E questo è il gruppo in cui fa parte... Jackal e Dagger e eventualmente Yuza che non abbiamo pescato neanche oggi, però vabbè, abbiamo migliorato anche questo gruppo. Ok, poi il Goku abbiamo detto che è dell'erba, vedremo adesso di migliorarlo un po', vedere se riusciamo a inserirlo nel gruppo, nel party e, se, o quant'altro. Noi nel frattempo siamo migliorati parecchio, siamo arrivati a 213.000, siamo sempre intorno alla 7ª-8ª posizione, sempre quello. Purtroppo quelli che hanno iniziato a giocare da prima o che spendono soldi veri hanno un vantaggio rispetto a me. Io al momento sono
relegato in queste posizioni. Ci sono vari bonus che si sbloccheranno in questi giorni per eventi speciali, il Golden Week e altri intrattenimenti vari. Niente, se volete un video un po' più presto in cui vi mostro quello che sto decidendo di fare a riguardo nel mio team o quant'altro, lasciate qualche like in più, eh? Nel caso, comunque, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale e quant'altro, no? Noi ci vediamo al prossimo video, ok? Bye bye!